sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera cari amici, eccoci qui con una nuova puntata di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Questa sera avremo degli ospiti, non vi dirò nulla perché ci penserà tutto l'amico Alviano, insomma, a presentarveli. Io sono qui soltanto a fare le veci di Massimo Bonella, che questa sera non è presente con noi, e quindi farò una brevissima rassegna stampa. Voglio ricordare soltanto alcune cose importanti per gli amici che vogliono ascoltarci in movimento su smartphone con Android. La nostra app è presente sullo store di Google, basta cercarci come Science. Per quanto riguarda Alexa, invece, questa aggeggi infernale di Amazon, se volete vi spiego come ascoltarci, ma comunque c'è un video che ho postato sulla web TV. Che potete quindi anche ascoltarci, perché siamo presenti sulla piattaforma TuneIn. Bene, allora, detto questa piccola premessa, giusto per spezzare un po' la mia voglia di entrare in rete, anche perché non ho tanta verve questa sera, inizio subito con la rassegna stampa. Voglio parlarvi della TAV. C'è stato un vertice a Palazzo Chigi, Di Maio insomma non va, Toninelli ha detto che ci sono dati impietosi, la Lega insomma dice che analisi non è il Vangelo, insomma in poche parole ci sta un po' di maletta all'interno del governo. Il leader del Carroccio insomma, arrivando all'incontro, ha detto che non ha ancora letto il dossier. Comunque il vice premier dei 5 Stelle è rimasto al Mise, allora staremo a vedere cosa succede. Ma la cosa importante è il decretone, che è un emendamento del Movimento 5 Stelle per tagliare pensione dei sindacalisti. Dice che bisogna rivedere i calcoli dei contributi figurativi, diciamo, perché sapete che esistono i contributi reali e quelli figurativi, fifi come dico io, quelli che ci fregano. Comunque la proposta di modifica prevede che il trattamento pensionistico dei lavoratori insomma impegnati in attività sindacale dovrà essere uguale a quello della categoria professionale di riferimento. Poi c'è un'altra notizia che riguarda il Veneto, si parla di autonomia, perché entro il 15 febbraio si dovrà firmare, quindi il governo ormai è alla stretta finale. Zaia, che è il governatore del Veneto, diceva: se non ci danno ciò che vogliamo non firmo. Comunque c'è la Campania che è già pronta al ricorso, è anche giusto, perché io non credo nelle autonomie delle regioni, anzi io toglierei anche l'autonomia per quanto mi riguarda a quelle che ce l'hanno. Il 15 febbraio quindi dovrebbe essere il giorno della presentazione dell'accordo finale, vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda invece la strage di Ustica, c'è stata un'interessante svolta, perché i ministri di difesa e trasporti sono stati condannati in appello a risarcire i familiari delle vittime. Quindi l'incidente, secondo la Corte d'Appello di Palermo, insomma, è da addebitarsi ad un missile, cosa che era stata sempre negata, se vi ricordate. Diciamo una strage che è successa, è capitata il 27 giugno del 1980 e fece 81 morti, insomma ancora oggi se ne parla. Noi andiamo, i nostri processi vanno talmente a rilento che non si capisce se fanno morire anche gli eredi a questo punto. Poi abbiamo un'altra notizia, l'ultima che vi do, che poi do la parola subito ad Alviano, riguarda l'Ndrangheta in Veneto, perché ci sono stati 7 arresti e perquisizioni da Verona a Crotone contro la famiglia Multari. L'operazione del ROS, dice, contro l'organizzazione criminale, che ha documentato, insomma, dice che per la prima volta nella regione è stata documentata, c'è questa operatività di un gruppo che è in accordo con imprenditori locali. E questo è quello che spaventa, quando c'è l'accordo tra mafia, camorra, 'ndrangheta, insomma tutta la delinquenza con gli imprenditori. Quello fa un po' di spavento per quanto riguarda. Per il momento termina qui questa brevissima rassegna stampa. Un saluto a Massimo Bonella, speriamo che ci possa raggiungere, ma sarà difficile in serata durante questa trasmissione. Alviano, io passerei subito la linea a te, perché sono le 19.05 e così introduciamo i tuoi ospiti e introduciamo soprattutto l'argomento, perché mi sembra che è un argomento molto interessante. Sinceramente mi interessa un poco quello che sentivo dire.
Ci sei, Alviano, batti un colpo. Ci sono, batto un colpo, grazie Rosario dello spazio che ci concedete sempre, un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Da dove cominciamo? Cominciamo dal fatto che il 27 gennaio scorso, come già ormai da moltissimi anni, viene ricordato l'Olocausto del popolo ebreo. È quello che viene definito il giorno della memoria, per ricordare, diciamo, a tutti noi ciò che non dovrebbe mai più essere ripetuto, ciò che annienta l'umanità nell'uomo. E a 15 giorni, diciamo, da questa doverosa commemorazione, vogliamo parlare questa sera del conflitto israelo-palestinese, un poco per mostrare come l'uomo in realtà dimentica facilmente le lezioni della vita e le lezioni della storia. Allora, ne parliamo con due ragazzi che, essendo italiani ma avendo sangue palestinese, vivono la drammatica vicenda di questo più che cinquantennale conflitto in un modo, penso, particolare, vuoi per la giovane età che spesso porta con sé potenti ideali e vuoi per una sorta di vicinanza e al contempo lontananza dagli eventi che può aiutare a riflettere sugli stessi, forse con il giusto distacco, se la parola distacco da queste cose può avere un senso. Allora, io ringrazio Karim e Jalmil El Sadi del gruppo Our Voice, tra l'altro, per aver accolto il nostro invito. Grazie ragazzi. Grazie a voi, grazie a voi, ciao a tutti, buonasera. Allora, io intanto desidererei che voi faceste una breve presentazione di chi siete e che cosa fate nella vita. Partiamo dal più grande, Karim, a te. Pronto? Karim, Alviano ti ha dato la parola. L'hai sentito? Pronto? Sto parlando, sì. Pronto? Niente, c'è. Prova a parlare, Karim. Non arriva l'audio. Non arriva l'audio, no? Non lo sento. Adesso provate a parlare. Sì, si sente adesso? Perfetto, no. Perfetto, vai. Ok. Allora, ripropongo la domanda, cioè nel senso che provate a dire, ma tutti e due chi vuole di voi a dirci, a raccontarci un attimo di chi siete e che cosa fate nella vita. Sì, parlo io, Karim. Allora, io faccio parte a mio fratello. Che vanno dai 9 fino ai 30 anni, che fanno appunto spettacoli teatrali e attivismo politico in tutto il mondo, a partire dall'Italia fino ad arrivare al Sud America, in Argentina, in Uruguay e anche in Paraguay. Noi lo facciamo tramite l'arte, perché secondo noi l'arte è l'unico mezzo, o meglio, il mezzo più efficace per poter raggiungere un pubblico più ampio, che è quello, e il pubblico a cui noi miriamo, che è quello dei giovani, la gioventù, che sono il futuro, anzi mi verrebbe da dire siamo il presente di questa società, di questo mondo. Oltre a questo, io personalmente faccio parte anche della redazione Antimafia 2000, la prima rivista online che tratta il tema mafia, cosa nostra e organizzazioni criminali connesse, e lavoro appunto per questa redazione diretta dal direttore Giorgio Bongiovanni. Bene, e visto che parliamo del conflitto israelo-palestinese, da questo punto di vista, come voi siete dei ragazzi italiani,
ma al contempo avete un contatto con, diciamo, una parte della, di quella che può essere una vostra patria, lo è l'Italia, ma in qualche modo lo può essere anche la Palestina. Sì, buonasera a tutti, io mi chiamo Jamil e sì, noi abbiamo un contatto perché siamo italo-palestinesi, quindi abbiamo nostro padre che è appunto palestinese, è venuto qua in giovane età per scappare un po' da quella che è la realtà palestinese, per cercare fortuna, cercare lavoro. E perché ci siamo un po' nati, anche se siamo nati noi in Italia, ma in Palestina siamo arrivati, siamo andati in Palestina praticamente da piccolini, da piccolissimi anzi, perché io la prima volta che siamo andati in Palestina avevo 8 anni, io oggi ne ho 19, e ad 8 anni siamo andati in Palestina con mio padre e mio fratello, appunto per conoscere quella che è la terra di mio padre, la realtà che si vive giù. All'inizio non pensavamo, si, diciamo che non credevamo si potesse vivere una situazione tanto disastrosa, e comunque sia in giovane età, quindi 8, 9, 10 anni, perlomeno personalmente non abbiamo mai non ho mai percepito quella che era l'area di guerra, l'area di tensione che poi ad oggi è oggi proprio al vostro ospitarci in questo canale. Quindi sì, noi siamo appunto italo-palestinesi, ecco come siamo venuti a contatto di questa terra. Ecco, benissimo. Allora, io direi, da dove possiamo partire per fare un quadro del conflitto israelo-palestinese, per aiutare chi ci ascolta a capire un po' le origini e fare un po' la storia prima di arrivare fino ai giorni nostri e capire che cosa sta soffrendo il popolo palestinese al giorno d'oggi? Sì, parto io. Allora, come magari possono pensare tutti, quindi in coincidenza con la nascita dello Stato di Israele, ma nasce molto prima, nasce nel secolo antecedente a quello al XX secolo, nasce nel XIX secolo e più precisamente nel 1000. C'è un po' di problemi con la voce che va e viene. Un attimo soltanto, chiedo, Alviano, ci sei? Sì, io ci sono, però anche per me la loro voce va e viene, forse che non sia il caso di provare a chiamarvi al cellulare? Sì, magari se ci sentite. Sì, perfetto, allora facciamo così, chiediamo scusa ai nostri ascoltatori, c'è un problema, un piccolo problema tecnico, risolviamo subito. Ci sentiamo, vi chiamo al telefono, ok? Ok. Ok, potete chiudere Skype, vi sto chiamando al telefono. Perfetto, Camin, ci sei? Sì, eccomi. Ok, allora. Sì, perfetto. Ok, allora ripartiamo proprio da questo che dicevi, che le origini si devono ricercare addirittura nel secolo precedente, Karim. Sì, più precisamente nel 1884-1885 a Berlino, in Germania, nel corso di una conferenza alla quale hanno partecipato diversi personaggi di spicco dell'epoca, dell'Europa dell'epoca, parlo di personaggi laici, quindi di non che non avevano appunto, non credevano in una religione, in un credo, personaggi banchieri, parliamo di banchieri, di imprenditori, di ingegneri, di avvocati, quindi persone altolocate all'interno della società, di discendenza però ebraica. Questa conferenza partecipò un certo Theodor Herzl,
appunto un intellettuale, che ipotizzò, appunto, parlò per la prima volta di dare al popolo ebraico, che per secoli, ricordiamo, è stato perseguitato in Europa e nel mondo, una terra. E si parlò di diverse nazioni per poter accogliere questo popolo. Si parlò inizialmente del Texas, negli Stati Uniti, si parlò dell'Argentina, si parlò del Sinai e si parlò anche della Palestina. Si arrivò a questa terra, la Terra Santa, dandogli appunto anche una motivazione teologica a questa scelta. Quindi la Palestina viene delineata come destinazione per questo popolo ebraico, innanzitutto da persone laiche, perché poi nascerà da questa conferenza il movimento sionista, il sionismo. Non so se avete mai sentito parlare, che è appunto questo movimento che vuole dare una nazione al popolo ebraico, un movimento laico, appunto. Sì. E quindi che cosa succede? Si comincia ad acquistare dei terreni in Palestina? Che cosa succede? Esatto. Succede che gli ebrei iniziano a tassare il terreno in Palestina, nonostante ci fosse già una piccola percentuale, un circa 2% della popolazione in Palestina che era di discendenza ebraica, e gli ebrei europei vanno lì per tassare il terreno. E tassando il terreno vedono che comunque il popolo palestinese era un popolo amichevole, un popolo fratello, che vedeva come buona cosa l'immigrazione, nel senso l'avvicinamento del popolo ebraico, perché il popolo ebraico portava ai palestinesi innovazioni economiche, tecnologiche, lavorative, filosofiche, quindi erano ben accolti. Ricordiamo che la Palestina era a quell'epoca, dopo questa conferenza nei primi anni del 1900, a seguito della prima guerra mondiale, la Palestina cade sotto le mani del governo britannico, della Gran Bretagna, e all'epoca prima di loro c'erano i turchi. I britannici hanno conquistato la Palestina, cacciando appunto l'impero ottomano e promettendo ai palestinesi che vivevano sotto assedio dall'impero ottomano, agli arabi che vivevano nella zona, una propria terra, una nazionalità, un'identità. Promessa che non venne mai mantenuta dagli inglesi, perché poi andando avanti col tempo iniziarono le prime migrazioni e gli inglesi piano piano arrivarono ad attribuire alla Palestina una lingua madre, che è lo Yiddish. Quindi il popolo palestinese, che all'epoca era oltre il 90%, viene la lingua principale della Palestina viene data allo Yiddish, che è la lingua ebraica, e i palestinesi erano piano piano sempre più esclusi, e appunto si arriva a questo punto qui, dove nel 1917, con le dichiarazioni di Balfour, del ministro degli esteri inglese, venne data l'opportunità praticamente all'immigrazione ebraica in Palestina, e da lì ha inizio l'esodo. Chiunque in Palestina senta il nome Balfour, tutti quanti sanno dire chi era. Quelle dichiarazioni furono talmente importanti e hanno segnato talmente tanto il destino della Palestina, che ancora oggi si può chiedere a qualsiasi bambino cosa sia stato le dichiarazioni di Balfour, e lui ti dirà che sono state quelle dichiarazioni che hanno praticamente dato nelle mani la Terra Santa agli ebrei. E piano piano gli inglesi aiutano gli ebrei a stanziarsi lì, quindi gli danno i terreni, li sequestrano, vengono sequestrate le abitazioni, i terreni palestinesi vengono dati agli ebrei, e i palestinesi si vedono costretti a pagare i debiti che avevano fatto l'impero ottomano. E gli ebrei e i britannici soprattutto istituiscono un esercito, e lo istituiscono, lo istruiscono e lo finanziano, l'esercito chiamato Haganah, un esercito ebraico, che poi più avanti, anche magari se avremo modo di parlarne in questa intervista, ci accorgeremo che compierà degli attentati, appunto delle azioni sanguinarie degne di nota e degne di una Germania nazista, come citò qualcuno nel corso della storia. E questo siamo arrivati a questo punto qui.
siamo arrivati al punto del 1920-1923, dove i palestinesi iniziano piano piano a vedere sempre più in posizione ebraica nella loro terra, con la manovalanza dei britannici. Ecco, quindi cominciano quasi fin dopo un primo momento positivo, diciamo così, di possibile integrazione, cominciano a crearsi delle basi di ingiustizia nelle relazioni tra i due popoli, quelle che sicuramente i palestinesi, dove la lingua ufficiale non è più quella parlata dal 90% della popolazione, dove i terreni cominciano a essere sequestrati addirittura, e quindi qui cominciamo a vedere le radici delle prime ingiustizie, diciamo, che diventeranno forse più adesso, io non so se ci sono dei passaggi più importanti da ricordare prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Una cosa che io però mi ricordo è che gli ebrei fondavano delle piccole comunità agricole che avevano anche dei principi, diciamo, di ispirazione così socialista, che erano i kibbutz, no? Però mi ricordo che in questi erano ammessi solo gli ebrei, praticamente applicando una sorta di discriminazione che avevano allo stesso tempo loro patito quando erano in Russia, in Polonia, in cosa, cioè si vedevano sempre come un'etnia un po' messa da parte, in cui non gli venivano riconosciute delle cose. Però quando vanno in Palestina fondano questi kibbutz, che però erano praticamente il cui accesso era soltanto per l'etnia ebrea. Sì, appunto, c'erano queste ingiustizie, come hai detto tu, all'interno dei kibbutz, del quale non sappiamo moltissimo, almeno per quanto riguarda noi due, però sappiamo che comunque quell'esempio lì è stato un esempio che può essere ripetuto nel tempo, nel senso la ghettizzazione, l'esclusione, la segregazione del popolo palestinese è stata ed è tuttora in atto, tant'è che lo stesso Nelson Mandela è arrivato a dire che la liberazione del popolo sudafricano non sarà completa se quando non sarà completa il popolo palestinese, perché quello che sta avvenendo tuttora da 70 anni ormai a questa parte, anche di più, è appunto un apartheid 2.0 sotto ogni punto di vista, sotto il punto di vista giuridico, sotto il punto di vista etico, sotto il punto di vista religioso, morale e anche di vita. Ci sono certi quartieri, le colonie, le cosiddette colonie, di cui magari parleremo più tardi, sono dei territori occupati in cui i palestinesi non possono metterci neanche il naso, dei territori occupati, quindi sequestrati ai contadini palestinesi, dove i palestinesi non possono appunto neanche entrare. Ci sono strade, la Palestina è suddivisa da strade di tre categorie diverse, la strada A, B e C, ognuna delle quali appartiene a un'ente, quindi nel senso appartiene a uno Stato, una appartiene all'Israele, una per tutte e due e un'altra per i palestinesi. Naturalmente quella israeliana è più finanziata e quindi è meglio mantenuta e tutto quanto, mentre quella dei palestinesi è messa malissimo, è in condizioni pietose ed è soprattutto costernata di checkpoint militari invadenti che israeliani, che appunto limitano la vita quotidiana delle persone e li opprimono. Certo, ecco, vedi che diventa molto interessante conoscere questi aspetti sottili, che però dopo alla fine hanno una grandissima incidenza nel vivere quotidiano. Comunque continuiamo un attimo con il quadro storico, sì, okay. E ci avviciniamo ai giorni nostri. Sì. Sì, no, era arrivato a 1920 all'incirca, iniziano i primi tumulti, tarmi quasi mi verrebbe da dire, del popolo palestinese, che iniziano un attimino a porsi qualche domanda, a dire: ma questi sono venuti qui
e ci stanno praticamente rubando la vita, la terra, la nostra nazione. Ci hanno promesso gli inglesi una cosa, la stanno dando completamente agli ebrei. La bilancia, l'ago della bilancia era completamente sbilanciata, scusate la ripetizione, a favore degli ebrei e a favore dei palestinesi, la bilancia britannica, del mandato britannico. Certo. Loro che avevano il compito di amministrare la colonia, che appunto era una colonia, una delle tante colonie dell'impero britannico, che nel corso della sua storia questo impero ha fatto di tutto e di più, conquistato terre, risorse e ucciso persone. Ricordiamo alcune parole magari di Benito Mussolini. Anche lui diceva che maledetto il popolo britannico, nel senso il mandato britannico, perché hanno commesso diversi errori nella corso della loro storia coloniale. Quindi anche una persona negativa, così tanto negativa come Mussolini, poteva arrivare a dire cose del genere, e aveva ragione su questo punto di vista qui. Quello che poi volevo dire è che prego, continua. Ok. No, quello che volevo dire è che va avanti il percorso della storia, appunto, e arriviamo all'incirca ai primi anni del 1940, dove comunque i palestinesi venivano cacciati con la violenza, venivano cacciati da questo esercito, la Haganah, da cui poi nacquero due rami eversivi barra terroristici, l'Irgun e lo Stern, che erano comandati da personaggi che poi divennero personaggi di spicco sia all'interno dell'esercito militare sia all'interno della politica. Mi viene in mente un certo Menachem Begin, ma anche e soprattutto un Ariel Sharon, che poi diventerà primo ministro. E appunto nel 1940 saranno 250.000 i palestinesi che diventeranno profughi, perché scapperanno dalla violenza ebraica in Palestina, soprattutto dalle coste, perché all'epoca l'invasione tra virgolette coloniale ebraica avvenne sulla costa. I palestinesi si vedono privati dagli aranceti, che era la loro principale all'epoca fonte di risorse, fonte economica di risorse, perché l'arancia palestinese era venduto in tutto il mondo. Tutti i porti vengono privati, vengono tolti ai palestinesi, anche il porto di Haifa, un porto leggendario che è stato anche nelle opere liriche di Omero pure. Quindi porti storici, tutte queste forme di risorse qua vengono private, vengono rimosse, tolte ai palestinesi. E arriviamo che non solo gli ebrei non si accontentano di stare palestinesi, era l'idea, nasce questa idea di cacciare i palestinesi, che si parlava sempre la terra non vivis, la Palestina, la terra di nessuno in latino, nel senso che non c'era nessuno, e quindi siccome non c'è nessuno, in realtà c'erano i palestinesi, quella terra poteva ospitare un nuovo popolo, ma sappiamo che così non era, perché c'erano appunto delle persone che poi venivano chiamate, gli stessi ebrei venivano chiamati negri palestinesi. Quindi nel 1904 all'incirca, dopo che i palestinesi iniziano a scappare, a fuggire come profughi dalle coste palestinesi, gli ebrei non si accontentano delle conquiste fatte, non si accontentano dell'olocausto, quasi mi verrebbe dire, dell'esodo del popolo palestinese, sarebbe a dirlo, ma è quello che è accaduto. Vogliono che se ne vadano i palestinesi, sì, ma vogliono pure che se ne vadano i britannici. Dicono: che ci fate voi qui? Andatevene, questa è casa nostra. E allora, un attimo soltanto, perché la linea è caduta. Alviano, ci sei? Sì. Perfetto, li richiamiamo subito. Vediamo un attimino perché gli è caduta la linea, perché erano collegati tutti e due con Skype. Chiediamo scusa ai nostri ascoltatori. Riprendiamo subito. Bene, ci siete? Karim, ci sei? Sì. Perfetto, perché era caduta la linea. Continua pure, Karim. Sì, stavo dicendo che nel 1944 questi gruppi eversivi barra terroristici israeliani iniziano degli attentati, fanno degli attentati contro i britannici, che avevano all'epoca il mandato,
della colonia palestinese. Nel 1944 venne ucciso il ministro inglese per il Medio Oriente, Lord Moyne. Nel 1946 invece avvenne l'attentato all'hotel King David a Gerusalemme, dove in questo hotel c'era il quartier generale della colonia britannica in Palestina, lì amministrava tutta la colonia. In questo attentato morirono 90 britannici e questo attentato avvenne appunto da questo gruppo esercivo terroristico che aveva finanziato gli stessi inglesi avevano finanziato questo gruppo, e con il comando di il comandante Menachem Begin, che poi sarà una figura di spicco all'interno dello Stato israeliano più avanti. E quindi cosa succede? Succede che Winston Churchill in persona, che aveva appena conclusa la seconda guerra mondiale, quindi l'Inghilterra era uscita vittoriosa, è vero, grazie all'aiuto russo e statunitense, ma era uscita vittoriosa, ma con perdite enormi, devastanti, e quindi una crisi economica allucinante, la popolazione che era stata decimata, l'economia che non esisteva più praticamente. Quindi questi si vedono che anche in Palestina ci sono il loro mandato britannico non era più ben voluto, e quindi decisero di andarsene. Lo stesso Churchill, che era amico degli ebrei, era figlio sionista, dirà a quell'epoca: se i nostri sogni per il sionismo devono produrre un gruppo gangster degni della Germania nazista, allora molti, come me stesso, dovremmo ritenere opportuno di riconsiderare le posizioni che abbiamo mantenuto così insistentemente negli anni. E questo lo dirà Winston Churchill a seguito di questo attentato contro i propri militari, i propri funzionari. La dice lunga veramente sui rapporti di causa ed effetto delle vicende della vita degli uomini, dell'uomo singolo, ma anche dell'uomo come razza. E nel 48 dopo nasce lo Stato di Israele praticamente. Esatto, nel 1947 se ne vanno gli inglesi e danno le chiavi della Palestina in mano agli ebrei, e nel 1948, il 15 maggio, metà maggio del 1948, nasce ufficialmente lo Stato di Israele, dove già, ricordiamo, c'erano stati guerre, conflitti, stragi, villaggi dilaniati, distrutti. Ricordiamo che questi gruppi terroristici israeliani, che poi oggi si parla di Hamas, il gruppo terrorista, ma gli stessi ebrei appunto all'epoca, gli stessi israeliani all'epoca, facevano peggio di quello che stanno facendo adesso i palestinesi a Gaza, quasi, mi verrebbe da dire. E facevano appunto delle stragi, entravano nei villaggi. Mi ricordo il villaggio di Deir Yassin. Io e mio fratello, ogni volta che entriamo in Palestina, prima di entrare all'interno del checkpoint per entrare nei territori palestinesi occupati, dove viviamo noi, dobbiamo passare vicino a questo villaggio di Deir Yassin, dove l'esercito israeliano, l'Irgun, entrò e uccise tutta la popolazione, tutto il villaggio praticamente, lo decimò. Le donne incinte vennero uccise, le pance venivano tagliate, i bambini venivano uccisi, proprio delle stragi degne, come ha detto lo stesso Churchill, che lo faceva ricordare della Germania nazista. Quindi di cosa stiamo parlando? Di un'ipocrisia di fondo allucinante in questi massacri. Quindi nasce nel 1948 lo Stato di Israele e arriverà una risposta della popolazione araba nei dintorni, e una risposta con una guerra, no? Non so se sapete la famosa guerra dei sei giorni, diciamo. No, la guerra dei sei giorni avvenne 20 anni dopo, quasi 19 anni dopo, nel 1967. Questa è un'altra guerra. Nel 1948, dopo che venne riconosciuto lo Stato di Israele, i popoli arabi si mobilitarono per attaccarlo. Succede che questa guerra era una guerra, diciamo, quasi fasulla, perché venne chiamata appunto The Phony War, la guerra fasulla, perché erano tutti d'accordo, e in principal modo la Giordania di Re Abdullah, King Abdullah, il quale si era già messo d'accordo con Israele per spartirsi un territorio, un pezzo di terra della Palestina, la cosiddetta Transgiordania, che sarebbe dovuta andare
alla, no scusatemi, la Cisgiordania che sarebbe andata poi alla, alla Giordania, appunto, questo terra della Palestina fu, mentre le altre potenze militari arabe che si erano opposte a questa nascita di Israele avevano potenze militari esigue, proprio minime, ridotte. In Siria, che era l'unico popolo che magari voleva era soccorso in aiuto del popolo palestinese, poteva contare un qualche migliaia di soldati, ma poco addestrati, male addestrati. L'Egitto uguale, l'Egitto si voleva dimobilitare per attaccare, ma Israele attaccò dei giorni prima con l'aviazione, distruggendo appunto la quasi tutta metà dell'aeronautica egiziana che stava al Cairo. Quindi c'è stata una risposta al popolo arabo, ma esigua, esigua, tra chi voleva aiutarlo veramente ma non aveva le possibilità e chi invece sotto sotto si era messo d'accordo con Israele per spartirsi qualche pezzo di terra e accaparrarsi qualche risorsa economica. Scusa, posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Perché la Palestina non era mai stata riconosciuta fino al 2012 dall'ONU come, come Stato, giusto? Sì. Era, mi sembra, se vado errato, perché mi hanno fatto un po' di... perché studiavo con, diciamo, delle cose con Vittorio Arrigoni quando facevo i suoi video. Nel 29 novembre del 2012 le fu conferito, diciamo, un ingresso come Stato non membro, osservatore. Cioè, come Stato osservatore. Solo nel 2018 poi è stato riconosciuto come Stato, e se non vado errato, l'Italia con altri paesi non riconobbe, non diede il suo appoggio a questo. Cioè l'Italia era una delle nazioni tra cui non riconosceva lo Stato della Palestina nel 2018. Ti risulta? Mi sembra di no. Io ricordo del 2018 che c'è stata la votazione per quanto riguarda il riconoscimento della capitale, l'ambasciata israeliana a Gerusalemme. Questo c'è stato, se non ricordo male. No, ma si parlava proprio, ci fu la risoluzione dell'ONU che era la 67/19 del 1988, perché la Palestina si autoproclamò Stato. Poi dopo fu portata nell'Assemblea Generale il 29 novembre 2012, però gli consentirono l'ingresso come Stato non membro. Però al 2018 la Palestina è riconosciuta come Stato, però da quello che sapevo io è stato riconosciuto come Stato nel 2018 soltanto da 137-140 membri, mentre mi sembra che l'Italia, la Svizzera, Israele, ecco, l'Italia, l'Israele, la Svizzera non la riconobbero come Stato ufficiale. Esatto. È vero questo? Hai ragione. Lo dico da italiano, perché la dico da italiano, perché è una vergogna per il nostro paese. Dopo che abbiamo perso uno dei nostri giornalisti e attivisti migliori, degni del più grande ricordo, come Vittorio Arrigoni, da italiani è una vergogna questo. Scusami se sono intervenuto, ma era giusto per fare un po' chiarezza, per far capire a chi ci ascolta di quello che si è passato e quanto si è raggiunto ad essere, quanto tempo ci è voluto per essere riconosciuto come Stato da altri Stati nel mondo, diciamo, che è quello che è importante far capire, perché nessuno voleva riconoscerlo come Stato, perché volevano fare i porcacci comodi loro gli altri. Era questo il discorso. Esatto. Chiedo perdono se magari mi era sfuggito questa cosa qui, ma no, ma era... io non ci faccio tanto caso, perché io guardo ai fatti, io non mi importa se la Palestina viene riconosciuta. No, ma per me è importante. Certo. È importante come cronologia storica, perché chi ci ascolta molte volte non sa neanche diciamo quando parliamo, perché abbiamo purtroppo in Italia, ma nel mondo è così, nei paesi capitalisti è così, abbiamo una disinformazione sulle fatti realmente che accadono. Esattamente. E allora cerchiamo di dargli e far capire alla gente questa cosa, capito? Scusami se sono intervenuto. No, assolutamente. È importantissima questa cosa che hai detto, ed è verissimo questa cosa, che comunque l'Italia non ha votato, si è opposta. A me non, un attimino non risultava, perché i miei dati, cioè le mie analisi le faccio in base a quello che viene fatto sulla pratica, perché io, dal mio modo di vedere,
è bello che magari in molti paesi siano a favore di questa, di questo riconoscimento, e l'Italia no, sono dispiaciutissimo, ma quello che a noi serve come popolo palestinese è che Israele venga condannato all'AIA, ai tribunali internazionali, e vengano messe in atto quelle oltre 80 risoluzioni dell'ONU che sono state fatte appositamente in contrasto all'impero coloniale, neocoloniale, e ai crimini di guerra che sta portando avanti Israele. Queste risoluzioni, che sono ben oltre 80, non ce n'è stata una che è stata messa in atto, e non c'è stato un intervento serio della comunità internazionale, soltanto risoluzioni che sono state scritte lì, su carta rimangono lì, ma sul lato pratico non viene fatto nulla. Israele è intoccabile. Per questo al momento non mi era risultato, ma è vero quello che hai detto, è assolutamente vero. Teniamo conto che Israele è protetta, diciamo, dai grossi paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, era protetti, anche se la Gran Bretagna era un paese che aveva la colonia lì, ma poi sono sopraggiunti gli Stati Uniti, insomma, a proteggerlo sempre. Non ci dimentichiamo che Israele detiene testate nucleari sul proprio territorio, che non sono poche. Detiene testate nucleari, ma non lo saremmo mai venuti a sapere. Non lo saremmo mai venuti a sapere perché un certo operatore che lavorava all'interno di questa appunto azienda, come posso dire, di queste fabbriche dove fanno appunto le testate nucleari in Israele, rivelò la presenza di queste testate atomiche, di oltre 200 testate atomiche. Ora vi dico subito il nome. Questo signore appunto si chiama Mordecai Vanun. Questo signore lavorava all'interno di questi impianti, e praticamente le sue dichiarazioni vennero pubblicate al The Sunday Times il 5 ottobre del 1986. Questo Vanunu, dopo queste dichiarazioni che appunto rivelavano al mondo intero che Israele dopo anni che negava di avere le testate nucleari, il 5 ottobre 1986 Vanunu venne rapito a Roma dal Mossad, nella nostra capitale, pensate, dal Mossad, che è il servizio segreto israeliano, uno dei più forti che ci sono al mondo, e venne preso impacchettato e portato in Israele, dove venne condannato a 18 anni di carcere duro e rilasciato nel 2004, dove poi venne sottoposto a gravi restrizioni per rilevazione di segreto di Stato. Quindi rendiamoci conto di quello che stiamo parlando, che se non fosse stato per questa persona che ha fatto di questa dichiarazione, noi ancora potremmo credere che Israele non ha le testate atomiche, mentre le fonti ci dicono, e non lo sappiamo con esattezza, che hanno intorno alle 200, 300, 250 testate atomiche. Sentite ragazzi, una cosa che... intanto è importantissimo il fatto che sia stato sottolineato che tutte le risoluzioni dell'ONU nei riguardi di Israele, degli sconfinamenti dei coloni che si prendevano nelle terre dei palestinesi, eccetera eccetera, non sono state rispettate. C'è un momento importante, facciamo un salto storico, però c'è stato un momento dei cosiddetti accordi di Oslo in cui c'è stata una piccola speranza di arrivare ad un reciproco riconoscimento, una volontà, ma che in realtà è stata proprio Israele a minare quel tentativo di riconoscimento reciproco. Non so se potete dare un quadro un attimo di questa cosa. Sì, allora, in poche parole, nel 93, in questo periodo, siamo nel 1993, e gli accordi di Oslo riguardavano, diciamo, tre presidenti. Faccio un passo indietro. Per quanto riguarda la Palestina, non parliamo mai di due stati e basta, o meglio, di uno stato e un'autorità. Non si parla mai di Israele e Palestina e basta, perché una città come quella di Gerusalemme è sotto, tra virgolette, passatemi il termine un po' improprio, il patrocinato dell'ONU, delle Nazioni Unite. Quindi ci sono anche gli Stati Uniti d'America, proprio gli Stati Uniti d'America, che vengono inclusi in questi accordi di Oslo, che sono accordi fatti
tra il presidente israeliano Rabin, il presidente palestinese Arafat e quello che era l'ex presidente americano Bill Clinton. E, sono accordi di Oslo perché questi accordi di Oslo sono avvenuti dopo lunghissime trattative, non sempre alla luce del sole, quindi spesso segrete, tra appunto per il riconoscimento reciproco tra Israele e l'OLP, ed è un accordo di base per il raggiungimento della Palestina. Io volevo fare un parallelo, perché vi volevo dire vi volevo fare un paragone, ecco. Questi accordi non vennero rispettati come tanti altri accordi. Io mi ricordo i trattati del 67. I trattati del 67 sono quella risoluzione che in poche parole impone allo Stato israeliano di rientrare, di riportare i propri confini a quelli che sono appunto i confini stabiliti da questa risoluzione del 1967. Perché è impossibile? È impossibile perché ad oggi la Palestina è uno Stato praticamente pieno di colonie, quindi territori usurpati con la violenza e con la forza da parte dello Stato israeliano. Stiamo parlando di territori in Cisgiordania, mentre Gaza venne sempre più ristretta. In Cisgiordania venne sempre più invaso il territorio, costruendo colonie, quindi appropriandosi attraverso l'utilizzo di caterpillar, carri armati, eserciti, di territori palestinesi, chiaro, e iniziando a costruire recinzioni, fortificazioni, per poi dentro costruire città, ospedali, insomma tutte cose che denotano la caratterizzazione di uno Stato. Io ho fatto prima una parentesi perché è impossibile tornare agli accordi del 77 e perché sono impossibili molti dei trattati e delle risoluzioni tra Stato palestinese e Stato israeliano, perché quando si dice che Israele deve rientrare nei propri confini bisogna pensare ad una colonia come quella di Ariel, che conta decine e decine se non centinaia di migliaia di persone, appunto perché non è solo una colonia, non è più una colonia, è una città che contiene all'interno università, ospedali, comuni, scuole elementari, scuole medie, tutti i beni e servizi che ci possono essere in una qualsiasi città del mondo. Quindi deportare, quindi spostare popolazioni a numero così elevato da una terra, anche se dentro il territorio palestinese, quindi della Cisgiordania, è impensabile, è impossibile. Ecco perché è un'utopia ritornare ai territori, a ristabilire i territori degli accordi del 67. A proposito di questa risoluzione degli accordi di Oslo, ricordo soltanto che sono avvenuti dopo quella che è stata la prima intifada, si chiama la prima intifada, perché ce ne abbiamo avute due. E diciamo che la prima intifada, a differenza della seconda, si distingue perché la prima è una guerra di sassi, diciamo che è uno scontro tra sassi, proprio il termine significa questo, mentre nella seconda intervenne anche molto più prepotentemente l'esercito militare di Hamas e tante altre forze, quindi entrarono le armi all'interno della resistenza palestinese. Nella prima intifada si ha soltanto lo scontro con lanci di pietre, sassi, contro uno Stato che ricordo essere uno degli Stati più forti a livello bellico che ci siano al mondo. È uno Stato continuamente finanziato dagli Stati Uniti d'America con miliardi e miliardi di dollari all'anno per stanziamenti bellici, per innovazioni belliche. Ricordava prima mio fratello e voi in studio quella che è la potenza militare a livello nucleare di Israele. E la prima intifada, giusto un piccolo accenno, iniziò il 9 dicembre del 1987, durata anni, che vide migliaia e migliaia di palestinesi morti. Stiamo parlando di più di 1500 palestinesi contro non si può dire, comunque sia, dall'altra parte, nell'altra fazione Israele, si contano centinaia di morti. I numeri qui fanno evidenziare un importante fattore. Quando parliamo di operazioni, quando parliamo di scontri, parliamo di guerriglie e guerre tra popolazione palestinese e esercito israeliano, dobbiamo sempre pensare al fattore bellico. Stiamo parlando di partigiani che abbiamo avuto pure noi, persone che sono chiuse dentro a un carcere a cielo aperto,
contro un esercito potentissimo. Quindi quando andremo a vedere, quando vediamo sempre le statistiche delle morti nei conflitti vari, vedremo sempre un dislivello enorme tra quelle che sono le perdite dell'esercito israeliano e quelle che sono le perdite, ahimè, militari ma soprattutto civili della popolazione palestinese. A dispetto dell'enfasi che viene messa nei nostri giornali, nelle nostre televisioni, quando, esatto, quando muore un soldato israeliano. Quando muore un soldato, esatto, perché ricordiamoci che l'informazione viaggia e ha direzione secondo quella che è il pagamento dell'informazione. L'informazione viaggia secondo quella che paga l'informazione, dipende da chi arriva l'informazione, la notizia, e quindi ci avrà sempre un'informazione distorta, soprattutto in temi delicati come questo. Il conflitto israelo-palestinese è un conflitto che non finirà mai, è un conflitto che va avanti da secoli, e quindi è molto delicata l'informazione in questo senso. E bisogna capire anche che per comprendere bene il conflitto israelo-palestinese, per vivere bene il conflitto israelo-palestinese, bisognerebbe andare in Palestina e non basarsi soltanto sui lanci di testate giornalistiche, di telegiornali o di radio. Bisogna andare lì e viversi il posto, vedere le città tuttora bombardate e distrutte, andare al confine con Gaza, sentirsi impediti di entrare in un pezzo di terra. E noi stiamo parlando di un territorio che ha al suo interno la prigione a cielo aperto più grande del mondo. Cioè, Gaza è considerata da tutti i massimi intellettuali del settore, eccetera, la più grande prigione a cielo aperto. Stiamo parlando di una delle zone con maggior densità di popolazione su chilometro quadrato al mondo, assieme a quello che può essere il New Mexico. Insomma, stiamo parlando di casi veramente estremi. Sì. E giustamente mettevi l'accento sull'informazione, perché quando si è cercato di fare un po' di vera informazione con un giornalista come Vittorio Arrigoni, quella voce alla fine è stata soppressa. E noi qui viviamo una concezione del conflitto israelo-palestinese assolutamente è sbagliata nelle sue fondamento. Non riusciamo a vedere la vera ingiustizia che si vive. Esatto, sì, noi purtroppo abbiamo perso, lo dicevo prima, un grande uomo, un grande personaggio, un grande attivista, forse uno dei più grandi negli ultimi anni, negli ultimi decenni, a mio parere un ragazzo, perché era un ragazzo, diciamo degno del rispetto e delle avventure che fece Nelson Mandela, perché è stato Vittorio Arrigoni rappresenta la voce in mezzo al deserto, perché ricordo una delle operazioni più brutali, per operazioni si intende guerre, guerriglie, una delle operazioni militari di Israele più brutte, più brutali, più drastiche che fece contro la popolazione di Gaza, i cosiddetti Gazawi, che è l'operazione Piombo Fuso. Stiamo parlando degli anni 2008-2009, iniziò questa operazione, questa guerra da parte di Israele contro la popolazione di Gaza il 27 dicembre del 2008, a ridosso, diciamo, del Natale, abbiamo appena passato il Natale del 2008, e termina ad anno nuovo il 7 gennaio del 2009. Diciamo che Vittorio Arrigoni è stato uno dei pochi, se non l'unico, giornalista a livello internazionale ad essere rimasto all'interno del confine, quindi all'interno della striscia di Gaza, per documentare sulla propria pelle, per poi pubblicarlo sul suo blog, su giornali come Il Manifesto, eccetera, quello che stava vivendo veramente la popolazione palestinese. Lui, affiancato da colleghi, suoi amici e suoi fratelli dell'ISM. Quindi stiamo parlando di un uomo che ha dato voce a una popolazione che in quel momento rischiava di non avere. Io penso che se non era per Vittorio Arrigoni rischiavamo di avere una manipolazione mediatica nei confronti della popolazione palestinese veramente veramente drastica, nel senso che o si rischiava di avere il silenzio completo, questo muro di gomma che ultimamente vediamo non solo nel conflitto palestinese ma in tanti altri settori, penso all'inquinamento ambientale, a discorsi come quelli come l'antimafia, quindi la denuncia al crimine organizzato, che noi come Our Voice, come movimento, tocchiamo, è uno dei nostri temi principali assieme al conflitto israelo-palestinese e tante altre tematiche. Insomma, Vittorio Arrigoni ha dato voce a quelli che voce non avevano.
E questa operazione è una delle operazioni più brutali, perché conta migliaia di morti. Stiamo parlando di intorno a 1.400-1.500 morti palestinesi, con oltre 5.000 feriti. L'85% dei morti palestinesi erano disarmati ed erano civili. E di questo 85% abbiamo un 30, se non di più, per cento che erano bambini. Quindi pensiamo a quante nuove generazioni che sono state uccise. La brutalità però di questo conflitto è stata data dalla, io la considero vigliaccheria, da parte dello Stato israeliano, dalla milizia israeliana, perché ha iniziato ad utilizzare quelle che sono armi innovative, armi chimiche di nuova generazione, perché l'operazione Piombo Fuso, più che per le vittime, è famosa per l'utilizzo del cosiddetto fosforo bianco, una sostanza che è lanciata da aerei, da elicotteri, a bassa quota. Sono dei dardi che, esplodendo in aria, diramano questo gas, questa sostanza tossica corrosiva, che toccandoti la pelle ti corrode tutta, ad esempio, tutta la pelle fino ad arrivare all'osso, ed è una delle principali cause di morte. Questa nuova arma è stata una delle principali diciamo cause di morte. Un'altra operazione molto molto importante, tra l'altro, poi lo Stato di Israele era stato condannato per l'utilizzo di queste armi illecite, ma nessuno alla fine ha potuto intervenire nell'atto pratico. È soltanto un avviso, quasi un posso dire una querela, una multa, sì, un dire dai, non fatelo più, dai ragazzi, non fatelo più. È questo che succede. Un'altra operazione molto importante per la nostra vita, come cioè noi ragazzi che abbiamo vissuto, è stata quella dell'operazione Protective Edge. Stiamo parlando del 2014. È molto importante per noi perché ci ha segnati. Noi, da quando io ho 8 anni, mio fratello 10, andiamo in Palestina. All'inizio, per parlare un po' anche della nostra vita, andavamo in Palestina 2 volte all'anno per una settimana, 10 giorni, 2 settimane al massimo. Nel 2014 è stata l'arco più lungo dove siamo rimasti in Palestina, perché siamo rimasti per 41 giorni, e quei 41 giorni sono stati 41 giorni di piena guerra, perché questa operazione Protective Edge noi l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, essendo iniziata 10 giorni prima di partire dall'Italia ed essendo terminata lo stesso giorno in cui siamo rientrati a casa qua in Italia. È infatti iniziata l'8 luglio del 2014 e si è conclusa il 26 agosto dello stesso anno. Questa operazione, assieme a quella Piombo Fuso del 2008-2009, ha un punto in comune, come tutto penso, che l'obiettivo era distruggere Hamas e i tunnel sotterranei, perché il territorio di Gaza è diciamo caratterizzato da un reticolo di tunnel che hanno costruito i soldati di Hamas per poter diciamo andare contro la milizia israeliana, per ribellarsi, per fare questo scontro ad armi pari, diciamo tra virgolette. E questi erano gli obiettivi. Purtroppo, sia nell'operazione Piombo Fuso che nella Protective Edge, l'unico obiettivo raggiunto è stato la strage di civili, una strage di civili che anche in questo caso, nell'operazione del 2014, conta migliaia di persone. Un attimo che cerchiamo di riprenderla, perché secondo me è caduta un'altra volta la linea. Vediamo di riprenderli un attimo. Sì, anche se siamo in chiusura, ma è bellissimo sentire la partecipazione. Sì, pronto? Sì, eccoci. Sì, eccoci. Scusa, è un attimo caduta la linea, ma sì. È molto bello sentire il calore con il quale voi dite queste cose e attraverso il quale in qualche modo passa anche la verità di quello che state dicendo. Ecco. Sì, diciamo, noi parliamo con questa questa emozione, tutti noi ragazzi di Our Voice, di questo movimento, che è un movimento giovanile internazionale, perché abbiamo sorpassato quelli che sono i confini italiani, perché siamo approdati anche in Sud America, abbiamo gruppi in Argentina, in Uruguay, piuttosto che in Paraguay, eccetera. Noi parliamo con questa enfasi, con questo pathos, perché sono esperienze di vita e perché noi vediamo non solo i martiri. Penso ad Arafat, penso a Bakri, che tuttora Muhammad Bakri, che tuttora è in carcere, un politico, un attivista palestinese
che è tuttora in carcere, e pensiamo anche a quelli che sono tuttora vivi, che sono ogni giorno di fronte a questo gigante mostruoso. Penso alla ragazza, una delle ragazze più una delle attiviste più famose in questo momento, perché ha segnato la storia della Palestina, ha riportato il nome del conflitto palestinese al grande mainstream, che è appunto Ahed Tamim, una ragazza che ha compiuto poche settimane fa, il 31 gennaio, 18 anni, perché lei è nata nel 2001, figlia di Bassam Tamimi, figlia di un'altra attivista, e lei ha fatto una ribellione. Lei è, la sua storia è caratterizzata perché fin dall'infanzia, fin da giovane età, penso 7, 8, 9 anni, si è sempre ribellata contro l'opposizione, contro diciamo l'occupazione israeliana, perché lei vive in un piccolo paesino palestinese, tra l'altro vicino al nostro villaggio, che si chiama Nabitale, e questo villaggio è talmente piccolo da essere caratterizzato, possiamo dirlo approssimativamente, da una via, perché è veramente piccolo, e i soldati israeliani costantemente entrano nel loro villaggio, chiudono la loro strada ed entrarono in casa loro. Per questo lei è famosa per aver schiaffeggiato un soldato israeliano. È stata processata e adesso è uscita poco tempo fa, e ad oggi Ahed Tamim gira il mondo per testimoniare quella che è la sua realtà. Quindi sì, ricordiamo i grandissimi martiri come Vittorio Rigoni, che ci ha dato l'esempio, ma non scordiamoci del presente, di giovani come noi, come Ahed Tamim, che ha quest'anno questa forza di dire no al compromesso morale, di dire no a un'opposizione, di dire sì al rispetto dei diritti uguali e pari per tutti. Guardate ragazzi, noi siamo assolutamente in chiusura. No, io vi ringrazio moltissimo intanto della competenza col quale ci avete dato le informazioni, ma soprattutto del calore, della profonda partecipazione che si è sentita attraverso la vostra voce. Allora, un abbraccio fortissimo qui dalla redazione di Pordenone. E a risentirci, a presto, perché la voce di Our Voice c'è bisogno di risentirla, perché è molto bella, molto potente, molto calorosa. Grazie molte. Grazie. Cercateci sul nostro sito www.ourvoice.it. Grazie a tutti, buona serata. Bene, ricordo a tutti quanti che lo spot di Our Voice, come di Funima, passano costantemente sulla web TV di RST Science, di Radio Science. Basta andarlo a vedere, ogni tot ore c'è lo spot, quindi cerchiamo di far conoscere veramente la voce di questi ragazzi, che sono veramente in gamba, perché l'ho visti, ho visto i video loro, e anche di Funima, insomma, l'altra associazione che è molto importante. Benissimo, allora un grazie ai nostri giovani amici di Our Voice, un grazie a te Alviano per la conduzione, diamo appuntamento ai nostri amici alla prossima settimana con altre informazioni, altre notizie, e andiamo con la sigla. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Science.